Benvenuti a bordo, oggi ce ne andiamo, potremmo dire anche dietro casa, qua vicino, ma in un posto, in una regione fantastica che ormai è una delle più desiderate di tutta Italia e non solo di tutta Italia. Ce ne andiamo in Puglia tra natura spettacolare, tradizioni, cultura, cibo straordinario e la grande ospitalità della gente. Vediamo. Ci farà da guida in Puglia Andrea Sabato, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi, che è il general manager della Thalea Collection, una catena di alberghi, residenze, ville, anche case tradizionali, e che ci spiegherà cosa succede e perché la Puglia è diventata così apprezzata. Andrea, questo successo da dove nasce? La Puglia 30-40 anni fa era conosciuta essenzialmente per due destinazioni: il Gargano, che era raggiunta per prossimità soprattutto da un turismo internazionale del nord Europa, e subito dopo dal Salento. Negli ultimi anni si è sviluppato un turismo differente, innanzitutto un turismo, si parla sempre di più di under tourism, non di over tourism, certo, come era successo nel Salento, e quindi si è sviluppato un turismo diverso, differente, dove sono cresciute per esempio quel turismo rurale di lusso, quindi le vecchie masserie sono state recuperate in strutture ricettive con target di riferimento molto alte, si sono ricercati più spazi, meno densità, e penso che questo sia il futuro dove andremo a livello proprio italiano, non solo. E voi siete dei, come Thalea Collection, siete dei rappresentanti importanti proprio perché avete residenze importanti, storiche, ma anche una delle caratteristiche che fanno della Puglia proprio una destinazione, no, ricercata, cioè i trulli anche. I trulli sono un... In effetti sì, guarda, noi abbiamo cercato di racchiudere in questa collezione, perché Thalea poi appunto è una collezione di strutture, cerchiamo di essere un riferimento dell'ospitalità, di una certa ospitalità in Puglia, proprio perché oltre alle strutture ricettive, che sono comunque delle strutture di riferimento per tutto il territorio, abbiamo racchiuso anche delle bellissime masserie, delle bellissime trulle e dei bellissimi trulli e dimore di lusso che affittiamo, e tra l'altro garantendo dei servizi alberghieri, dallo chef in villa a una serie poi di esperienze che fanno vivere il territorio nella sua completezza. Ecco, questa è proprio un'altra vostra caratteristica. Allora, parliamo un attimo dei gioielli. No, avete alberghi, poi ce li racconterai, la pescheria, insomma, vedremo, sono assolutamente particolari, ma in tutti voi fate vivere la Puglia. Questa è la caratteristica essenziale, quello che si chiama experience, o l'esperienza proprio del vivere la Puglia. Beh sì, noi siamo partiti, guarda, da un concetto, cioè ormai un buon letto e una buona colazione ci sono quasi dappertutto. E quello che però fa la differenza è il vissuto, e quello che può, quelle sono quelle esperienze che in qualche modo ti segnano la vita e ti cambiano l'umore, ti cambiano il modo di viaggiare. E allora abbiamo cercato di racchiudere in un contenitore una serie di esperienze uniche. Dove faccio un esempio, si può fare un'esperienza di degustazione dell'olio, che non è la solita esperienza di degustazione dell'olio, si va a toccare l'albero, un ulivo secolare, si vanno a sentire l'odore delle foglie, c'è un agronomo che ti racconta la storia di quell'albero, e poi alla fine si passa alla degustazione dell'olio. Ma come anche vivere il territorio con un'auto d'epoca, o con una vecchia lambretta, o con una mongolfiera, oppure se uno per esempio è esperto di diving, hanno scoperto 2 anni fa
una piccola barriera corallina proprio alle vicinanze di Monopoli, quindi andare a vedere questa barriera corallina. Di esperienze ne abbiamo circa un centinaio, dalle semplici degustazioni alle scuole di cucina che vanno tanto. Beh, questo rende davvero la vacanza vissuta in prima persona, relax certamente, ma entrare in contatto con quello che i romani chiamavano lo spiritus loci, no? Cioè lo spirito del luogo e viverlo appieno. Allora, vediamo qualche immagine di questi posti che voi proponete e magari raccontaceli, perché la pescheria, il melograno, insomma, sono destinazioni, ecco, questo è il punto fondamentale, che consentono di vivere la cultura del posto in tutte le sue manifestazioni, cibo compreso, come dicevi, no? Raccontando dell'olio. Parliamo un po' della pescheria e vediamo un po' di immagini. Allora, innanzitutto abbiamo questo, sì, la peschiera è una vecchia riserva. Peschiera, scusa, mio, un lapsus lingue, prego. Prego, no. Prego, prego. È una vecchia riserva borbonica, quindi è una struttura unica e irripetibile, perché siamo sull'acqua. Sono 13 praticamente suite, tutte affacciate sul mare, con un accesso riservato al mare. In più, essendo una vecchia riserva borbonica, ha 6 vasche, e quindi diventano 6 piscine, sono diventate 6 piscine per sole 13 camere, in più ha anche una spiaggia privata. Quindi è un vero gioiello incastonato nel mare Adriatico, cioè avere una struttura adesso nell'acqua è praticamente impossibile. E chiaramente è diventata una struttura molto esclusiva, e devo dire che vivere questa esperienza è come vivere in mare, cioè la notte senti lo sciabordio delle onde, fai colazione nella tua veranda privata con affaccio sul mare, quindi è veramente un'esperienza unica. Beh, molto bello, abbiamo visto, poi insomma è davvero suggestivo. E poi c'è altro tipo di esperienza invece all'interno della Puglia, in un terreno appunto più interno. A circa 10 chilometri abbiamo la prima masseria adibita a struttura ricettiva. Questo è molto importante, perché è stata la prima su tutto il territorio. Subito dopo sono venute tantissime altre esperienze aziendali e anche industriali importanti, ma lei è stata la prima, la masseria Il Melograno. Tra l'altro, sia masseria Il Melograno che la peschiera fanno parte del gruppo SLH, Simon Luxury Hotel, e con le sue 42 camere, è una masseria del 1600, con un recupero fatto in maniera veramente preziosa, e soprattutto ha un parco di alberi di ulivo secolari, millenari più che secolari. Qui veramente si vive e si respira la storia della Puglia, assolutamente. Parliamo un po', Andrea, di cucina, perché la Puglia è una tentazione, come dire, irresistibile per tutti, no? È una terra che unisce davvero i sapori naturali, ha una grande poi immaginazione, perché vengono fatte delle cose straordinarie. Io sono un grande cultore, riso, patate e cozze, fave e cicoria, insomma, come dire, uno starebbe sempre a mangiare. Sì, sì, in effetti. E poi noi abbiamo, ecco, cercato di differenziare per struttura, caratterizzandola con una cucina. Chiaramente il melograno, essendo all'interno del territorio, all'interno della Valle d'Itria, è più legato alla verdura, è più legato ai piatti della tradizione pugliese, no? Appunto fave cicoria, appunto le orecchiette, le orecchiette con la cima di rape, ma chiaramente rivisitata dal nostro chef. Ma noi facciamo il nostro olio, per capirci, chiaramente utilizziamo i nostri 5 ettari di alberi di ulivo per fare l'olio dell'Italia Collection, appunto, che poi viene utilizzato in tutte le nostre strutture, come facciamo la nostra focaccia, facciamo il nostro pane, cerchiamo di valorizzare le nostre tradizioni, ecco, al massimo. Chiaramente invece la cucina di Sale Blu è più, come dicevo, orientata al mare, e anche qui
chiaramente non possiamo far mancare il pesce crudo, che fa parte della nostra tradizione. Il sushi all'italiana, insomma, come il dire. Sushi all'italiana. Il barese ci tiene a dire che il sushi l'ha inventato lui, vabbè, però è... Senti, adesso avete anche un concorrente in più in zona, perché Bruno Vespa, che ha la passione del vino, eccetera, adesso ha aperto anche un ristorante. Ora non ricordo più in che zona esattamente sia, ma insomma si affolla di celebrità ancora una volta la Puglia. Ma di personaggi VIP importanti che hanno comprato e stanno sviluppando anche aziende interessanti nel settore agroalimentare in Puglia, ormai ce ne sono tanti, ecco. Le masserie, l'estate diventa veramente una terra di VIP da questo punto di vista. Senti, spersonalizziamoci un attimo e usciamo dal tuo ruolo di general manager della Talea. Quali altri punti sono da non perdere in Puglia? Allora uno viene da voi e va alla Peschiera, poi va al Melograno, poi dove va? Se dovessi, chiaramente se dovessi dire a livello della nostra azienda, ho dimenticato di aggiungerci che abbiamo due beach club bellissimi per vivere il mare, perché ecco, il Melograno, pur essendo le masserie, ecco, diciamolo, sfatiamo una regola, le masserie non sono sul mare, perché la telefonata classica del nostro cliente vorrei una masseria fronte mare. Non si spostano, no. Però ecco, il Melograno ha la fortuna di avere un suo beach club riservato che si chiama Tamerici, e questo è un grandissimo punto di forza. Poi, allora, sicuramente, ecco, per vivere interamente il territorio non possono mancare alcune destinazioni, dico io. Cioè, va sicuramente vista Polignano, va sicuramente vista Castel del Monte, come va vista Alberobello, e poi, visto che siamo comunque a 45 minuti, andrei a vedere Matera, sicuramente. Giusto. Anche se non è in Puglia. Sicuramente un bagno nel Salento lo andrei a fare, anche lì sì. E tu sei originario di quella parte di Puglia e quindi un po'... Sì. Certo. Bene, Andrea, allora, grazie di essere stato con noi, di averci illustrato Puglia e la Talea Collection che rappresenti. Grazie ancora. Grazie a te.